Probabilmente molto influisce anche il periodo, la crisi morde le gambe di tutte le attività produttive e questo sappiamo tutti che è un momento strategico per quelli che soprattutto hanno un'attività in proprio, quindi commercianti, autotrasportatori, e questo sicuramente ha influito. E poi ripeto, probabilmente la gente ha avuto anche paura che poi questa protesta non fosse così pacifica come invece si è dimostrato. Un'altra cosa che probabilmente ha influito è stata la campagna vergognosa degli organi di stampa. Ora, a parte voi, le piccole televisioni, i giornali locali, voglio citare un giornale solo, La Nazione, che veramente ha riportato soltanto in prima pagina gli scontri di Torino. Cioè, è come dire che un 2% degli italiani sono dei disonesti, è la stessa cosa. A Torino hanno fatto un casino in 50 e hanno parlato solo di questo. E quindi la gente probabilmente ha avuto paura anche di questo. Comunque noi continuiamo, resistiamo e non ce ne andiamo finché non verremo ascoltati, finché non cominceremo ad avere un ritorno. Loro chiedono quello che chiediamo tutti, basta questi tagli lineari fatti senza pensare a cosa andiamo a tagliare. Non si può tagliare sulla scuola perché è il futuro dei nostri ragazzi, la formazione di quello che saranno le classi dirigenti e il futuro della nostra nazione. Non si può tagliare sulla sanità, non si può tagliare sulla sicurezza, non si può tagliare sul sociale. Cominciamo a tagliare gli stipendi dei dirigenti statali, parastatali, delle varie carrozzoni a partire dalle nuove acque, oppure pensando alla sanità, pensando a tutte queste persone che guadagnano un sacco di soldi senza rischiare niente di persona. Io credo sicuramente, se riusciamo a tenere, penso che con l'anno nuovo noi non so quanto potremo durare con il presidio, perché abbiamo dei tempi e dobbiamo, ognuno di noi ha una serie di problematiche, però noi non ci muoveremo, non ci scioglieremo come la neve al sole e continueremo questa battaglia anche con l'anno nuovo. Io credo che dopo le feste, con la nuova tassazione che arriverà e con la fine di molti degli ammortizzatori sociali, forse la gente sentirà un pochino più la necessità di urlare forte il proprio grido di dolore.